qui si parla anche di trasformare lo spirito umano. Sì. Ce l'auguriamo vivamente. Questa è una manifestazione che è stata organizzata dai buddisti italiani del Soka Gakkai e è molto importante perché tra l'altro ha avuto un successo enorme qui a Roma ed è molto importante per questa ragione che noi ravvisiamo finalmente in queste culture alternative, e questa è la cosa veramente più importante, che sono religioni che stanno entrando fortunatamente nel nostro paese con le finalità che noi conosciamo, perché sono finalità che serviranno sostanzialmente per liberare il nostro popolo dalla suggestione, dalla terribile, opprimente suggestione dogmatica rappresentata dalla Chiesa Cattolica Unica. Che incombe da 1600 esattamente, anni. Esattamente, e da cui vanno attribuite tutte le operazioni che sta facendo adesso questo regime, che è un regime chiaramente cattocomunista. Chi vuole avere vuole capire cosa intendiamo dire noi catto Vatican comunista. Esatto, per catto comunismo. Basta che ci veda i nostri video sia su Alba Mediterranea che su Accademia della Libertà. Adesso parliamo di qualcosa di molto importante, che è una denuncia che è stata fatta proprio questa mattina contro la deriva, non dico autoritaria, ma più che autoritaria, tirannica, a cui sta andando in dittatoriale, perché i tiranni sono anche efficaci, efficienti, sì, funzionali, esattamente, e anche democratici, sì, sì, alcune volte. Sì, sì, esattamente. La deriva complottistica e soprattutto anticostituzionale di queste ultime ore è veramente indicativa di un fatto che io mi permetto di ipotizzare in questa maniera. Gli Stati Uniti sono in crisi, sono in una crisi fortissima, sono anche in una crisi interna, perché c'è identitaria nazionale, non sono né una nazione né un'identità nazionale. È in atto la ribellione dei negri e questa volta i negri non molleranno, assieme ai negri si muoveranno anche i latini. La previsione è un ulteriore distacco degli Stati Uniti del Nord dagli Stati Uniti del Sud, come già avvenne negli anni 60 del 1800. Anche perché la popolazione degli Stati statunitensi del Sud è aumentata a dismisura a favore dei latinoamericani. Presumo che in previsione di una concentrazione di forze della NATO in Italia, la NATO abbia programmato di avere un governo completamente a sua disposizione. Beh, allora io devo fare un attimo un flashback, perché l'altro ieri, il 28 aprile, abbiamo presentato una denuncia che abbiamo già registrato e messo online, ed era questa denuncia qui che andava a identificare e a circoscrivere una situazione molto grave per quello che riguarda la gestione del petrolio bianco, e cioè la ricchezza enorme. Beh, più importante l'acqua del petrolio. Petrolio bianco, infatti. Sì, perché? Perché nei prossimi anni, dato il processamento di accentrazione e concentrazione delle acquisizioni sociali, finanziarie, fusioni e quant'altro avvenute negli ultimi 30 anni, in particolare a partire dalla costituzione della Société Anonyme Suez metà degli anni dell'Ottocento, praticamente hanno gradualmente acquisito sempre più fonti di approvvigionamento in giro per il mondo, questa Suez S.A., e praticamente negli ultimi decenni si è gettata a corpo morto anche sulla situazione di fonti di approvvigionamento idrico italiane.
e quindi nel corso degli anni sta creando una sorta di monopolio. Nello specifico in Italia detiene questa sua SSPA, che noi l'altro ieri, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una denuncia, facciamo poi un attimo, ritorniamo sul tema. L'altro ieri abbiamo fatto una denuncia in proposito della travisazione, dello stravolgimento del dettato della volontà popolare imposto a seguito dell'esito del referendum del 12, 14 e 13 giugno del 2011. Esito del referendum che poi non ha avuto nessun esito, perché entro 60 giorni andava convertito in legge il testo, l'animo del referendum, con l'abrogazione di alcune norme o di parti di leggi che andavano modificate secondo il volere popolare, che invece, nonostante siano passati oramai quasi 4 anni, nessuno vi ha mai posto mano, meno che mai i due Presidenti della Repubblica che si sono avvicendati nel corso di questi anni e a cui toccava l'obbligo di appunto emanare. Grazie al tradimento di questi due Presidenti della cosiddetta Repubblica Italiana. Esatto. Allora, noi in questa denuncia, qui molto semplicemente, aggiungiamo appunto in tutta questa vicenda di lancio e rilancio l'indizione del referendum, la vittoria del referendum e poi la mancata ratifica del referendum e poi la emanazione, questa veramente notevole sotto il suo profilo, strana per diciamo come vanno le cose in Italia, la Regione Lazio ha fatto una buona legge e questa legge immediatamente è stata attaccata proprio pesantemente dall'Avvocatura dello Stato, che il governo Renzi ha messo subito schierato a battaglia, perché ovviamente le cose che diceva la Regione Lazio non si devono sapere, non si devono soprattutto fare. E quindi a questo punto di vista è evidente lo zampino. America, e certo, Inghilterra, NATO, Rothschild. Ci arriviamo. Allora, ecco qui. Quindi praticamente questo ricorso, che è una burlesca interpretazione della legge, perché proprio non c'ha fondamento in quanto fa riferimento a leggi precedenti l'evento e l'esito del referendum, che appunto avrebbe dovuto stravolgere tutto il preesistente, invece non solo non ha stravolto il preesistente, ma addirittura è stata emessa una legge nel 2012 che ha seguitato sul percorso delle altre precedenti, facendo finta che l'esito del referendum ne manco sia mai esistito. E comunque, insomma, invece la Regione Lazio incredibilmente resiste a questo attacco, e c'è appunto qui il verbale della Giunta regionale del Lazio che controbatte punto su punto al ricorso costituzionale, che si fa per dire di costituzionale non c'è proprio niente, della Giunta Renzi. Però la cosa strana è che poi viene stravolto, diciamo, questo percorso, diciamo, virtuoso della Regione Lazio da questa diffida comunicata ai 29 sindaci che ancora non hanno aderito al consorzio per il servizio idrico integrato, e viceversa poi questi 29 comuni diffidati dalla Regione Lazio a loro volta emettono una controdiffida. Ma la cosa interessante in tutto questo, che nella precedente denuncia non c'era e che oggi abbiamo inserito in questa, è, diciamo, come diciamo sempre noi, in cauda venenum, e cioè qui abbiamo un regista occulto che gestisce tutte le fila, sia a livello politico ma anche a livello tecnico operativo. Perché? Perché abbiamo davanti una società che si chiama Acea. Uno pensa, la società Acea è stata fondata nel 1909 e pensa
Fai vedere? No, qui non c'è scritto. Sì, però, no, fai vedere la torta. Eccola qui, la torta, va bene. Ecco, fatto, vai pure. Allora, uno pensa, una società pubblica del Comune di Roma, no, una multi-utility addirittura antesignana del 1909, no, che ha sempre prodotto la corrente per Roma e poi anche l'acqua negli ultimi anni. Oddio, quella della corrente, diamo pure che è una organizzazione tale di truffatori. Vabbè. Che attribuiscono delle cifre assolutamente non documentate e sono ampiamente... L'abbiamo denunciato molte volte, personalmente anche, per fatti nostri personali, però nonostante tutto comunque aveva una valenza pubblica e quindi in quanto pubblica uno sfacelo o un disastro per gli utenti comunque è pubblica e quindi ha una valenza diversa da un privato. E qui che cosa succede? Succede che praticamente l'Acea in realtà da un po' di anni è stata comprata dalla Electrabel, tant'è che oggi si chiama Acea Electrabel. Nelle bollette, se guardate, c'è scritto Acea e poi in più in piccolo Electrabel. Che cos'è questa Electrabel? È una società di diritto belga che è stata fondata nel 1990 e subito dopo ha comprato immediatamente l'Acea, pochi anni dopo. Ma la cosa società incredibile... Società creata appositamente per il controllo delle acque alimentari. Allora, poi, qui vediamo, la società Acea detiene una quota assoluta del 96,46% dell'Acea Ato 2 e poi Ato 1, Ato 2, Ato 3, Ato 4 e Ato 5, cioè praticamente con quote più o meno tutte sopra il 90%, come si vede qua, ecco, per esempio la Ato 5 c'è cioè il 94,48 eccetera. E sono tutte quante delle Ato che sono legate a amministrazioni comunali o locali. Che dovrebbero essere pubbliche, perché la legge così diceva, e invece qui di pubblico non c'è nulla, perché praticamente... Perché siamo qui nell'ambito di una truffa totale, assolutamente. Ma la cosa incredibile è che questa cosa qui, basta andare a vedere un attimo su internet, e tutti questi dati che stiamo dando adesso noi si trovano facilmente. Certo, quindi sono dei truffatori. La cosa incredibile è che questa società, Electrabel Suez, Société Anonyme, fondata nel 90, poi si fonde con Intercom, Ebes, Unerg, controllata dalla Société Générale des Belgiques, che sempre è controllata dalla Suez, e che successivamente appunto nel 98 viene comprata e tutto assemblato e aggregato alla Suez, Société Anonyme, ed fa parte appunto del gruppo generale che si chiama GDF, appunto General, Société Générale de France, Suez, Société Anonyme, quotata all'Euronext, ma in seguito all'acquisto delle azioni del 100% delle sue azioni da parte sua viene delistata dal listino della borsa in modo che nessuno più possa andare a rompere il cazzo. E la principale partecipazione in Italia dell'Electrabel è appunto, come detto prima, la Acea Electrabel in joint venture con Acea SPA. Solo che Acea SPA in realtà apparrebbe avere il 51% del capitale sociale, mentre in realtà non è esattamente così, ma lì sarebbe da andare troppo bene, nel per noi dettaglio. Quello che interessa è al momento sottolineare queste cose, invitare i nostri amici e possibilmente qualche avvocato che abbia voglia di fare il suo mestiere di andare a vedere la denuncia per intero, assolutamente, su Alba Mediterranea, la trova per e intero. Quindi senza andare oltre, qui insomma vogliamo far vedere che praticamente quella che dovrebbe essere una gestione pubblica dell'acqua in realtà è in mano al 100% ad una società privata che, guarda caso, alla fine dei giochi riconduce alla banca Rothschild, al gruppo delle banche Rothschild. E ho detto tutto, dicevo tutto. No, non hai detto tutto. Ah no, papagone era. A ver, allora, l'ultima cosa che dobbiamo dire è che la società Suez è stata creata a suo tempo per il controllo del canale di Suez. Certo, nel 54. Esattamente, quindi abbiamo... Nel 1854. Abbiamo qui, quindi, tutta una serie di interventi che ci permette appunto di dire che il controllo del canale di Suez, il progetto e la portata a termine dell'unificazione nazionale italiana...
Basta vedere il potere che hanno queste società per ricordarci che Nasser ha fatto una brutta fine. Esattamente. Quando ci ha provato a fare la nazionalizzazione del canale di Suez, ha fatto fare una brutta fine. Ha dovuto prendere armi e bagagli e andare via. Israele, infatti, è lì soprattutto per il controllo del canale di Suez. E lì dovremmo entrare troppo nel dettaglio, però l'importante, visto che dopo dovremo fare un'altra intervista su questi retroscena, è importante ricordare una cosa, che gli ebrei in Palestina sono stati mandati per scalzare gli inglesi, i quali stavano lì per controllare il canale di Suez. Ora, cosa è successo? Che gli ebrei, controllando a loro volta la Palestina, si sono dovuti accordare, cioè devono avere dei rapporti strettissimi, tra l'altro, con coloro che li pagano, perché i Rothschild sono quelli che pagano Israele, e proprio perché deve svolgere la funzione di controllo del canale di Suez. Certo. Allora, invece, poi veniamo ai fatti italiani. Oggi abbiamo depositato due querele. La seconda, che è stata inizialmente accennata da Giorgio, è quella contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, della Camera Laura Boldrini, del Senato Sergio Grasso, dello pseudo governo dei tecnici nominati da Napolitano Renzi. Chiamiamoli tecnici. Tecnici delle pulizie dei cessi, i ministri possibilmente con la lingua. Quindi i ministri del governo Renzi, i segretari dei partiti dell'arco parlamentare, i parlamentari tutti, sia quelli che fanno finta di fare gli schifati, che si allontanano nel momento del voto o meno, e tutti i direttori delle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive. Cerchiamo di far capire una cosa ai nostri amici: se uno si allontana al momento del voto non significa assolutamente niente, nulla. No, significa che non si vuole esporre, solo quello può significare. Diciamo meglio, se si allontana significa che il conteggio avviene sempre sul numero dei rimanenti, è chiaro, no? Per cui, facendo i conti della serva, in brevissimo tempo agevola chi ha la maggioranza relativa. Esattamente. Sappiamo bene, è un calcolo che abbiamo fatto più in molte altre occasioni. Allora, qui abbiamo tutta una serie di reati che non sta a dire, che più o meno, insomma, tutti da almeno 15 anni di galera ognuno. Ogni reato. Ma di galera è lavori forzati. Come minimo. Lavori forzati con la palla di acciaio legata al naso. Allora, qui facciamo una piccola considerazione, diciamo, di introduttiva. Articolo 1,2 dice: la sovranità appartiene al popolo e esercita nei formi e nei limiti della Costituzione. Articolo 56: la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale diretto. Articolo 58: i senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato i 25 anni d'età. Articolo 83: però il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, quindi sfugge alla sovranità. Il quale Presidente, poi, articolo 92, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente, anche poi i Ministri. Allora, uno mi deve dire, cioè, come cazzo fa a essere considerato sovrano un cittadino che poi, per le massime cariche, cioè per gli squallor, per gli sherpa, decide chi vuole eleggere, no, più o meno, tranne le liste bloccate dai segretari di partito o meno, no, che o l'Italicum o il Mattarellum o il Porcellum, che sia, cambia abbastanza poco. Quindi può scegliere, diciamo, i personaggi di secondo piano, ma quelli che veramente incidono sul comportamento dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica e il Consiglio dei Ministri, che sono quelli che fanno le leggi, quelli che fanno osservare le leggi, eccetera, eccetera, noi non abbiamo come cittadini nessuna sovranità, nessun potere di controllo. Per cui l'istanza della Repubblica Presidenziale, come aveva portato avanti il movimento di Randolfo Pacciardi e anche il movimento di Giorgio Pisanò, e queste che sono state contrastate in maniera determinante dal potere reale che comanda oggi l'Italia, quelle erano le uniche forme di manifestazione di giustizia sociale e di autentica democrazia. Allora, per concludere, perché questa è una querela di rilevanza importantissima, fra, diciamo, le quelle più importanti che abbiamo fatto in questi anni, ma molto breve perché non c'è da discutere niente, insomma, qui abbiamo un Presidente della Repubblica napolitano usurpatore di una spezzone di secondo mandato incostituzionale usurpativo della sua carica di Presidente.
che nessuno dei cittadini ovviamente ha mai eletto, perché non è eletto dai cittadini, il quale designa un tizio, Matteo Renzi, che è un perfetto nulla, un incapace di intendere e volere, come sentenziato dalla Corte della Consulta ultimamente, che noi abbiamo denunciato, e il quale a sua volta nomina i ministri e meriti personaggi che nessuno ha votato e nessuno sa da dove provengano, davvero. No, vengo, te lo dico io. Non lo sappiamo noi, ma la massa dei cittadini non lo sa. Dalle pulizie dei cessi pubblici. Ma vabbè, e quindi insomma, personaggi che in linea di diritto o da qualche bordello privato non hanno nessuna come si dice? Nessun incarico, diciamo, di fiduciario da parte dei cittadini, ma confacente con le proprie qualità, i quali, morali, i quali, ma anche qualità professionali, non avendo nessuna investitura, non dovrebbero avere nessun potere se non l'ordinaria amministrazione. Esatto, è no? Quello che non invece questi, in barba e alla fascia di tutte le regole, sia di comportamento della Camera e del Senato e le regole interne loro, sia per quello che riguarda le norme costituzionali, se ne strafottono di quello che dice il dettato della legge e fanno come se lo Stato fosse cosa loro, cosa che in realtà è sempre stato fatto, quindi non è, questa è solo la più sfacciata rappresentazione della loro A tutt'oggi questi avrebbero dovuto indire per ben 4 volte le elezioni e non l'hanno fatto. Certo. In precedenza, quando c'era da indire le elezioni, queste sono state sempre indette, poi toccate quanto vuoi, ma almeno le elezioni venivano indette. Almeno l'apparenza era salvata. Oh. E insomma, che cosa è successo? Quindi questo è un colpo di Stato, perché un governo non eletto non può proporre delle mutazioni costituzionali di questa rilevanza, di questa importanza, come già ha fatto in altre occasioni addirittura. Cioè qui non si può, la legge elettorale può essere cambiata solo successivamente, l'ha detto anche la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione. Certo. E la Corte di Cassazione hanno detto in due diverse sentenze nell'ultimo anno e mezzo, che questo governo, sia il precedente che l'attuale, erano del tutto illegali e che quindi andavano indette nuove elezioni, perché tutto l'apparato era del tutto illegale e tutte le leggi emesse nel frattempo, dal 21 gennaio del 2005 ad oggi, sono del tutto illegali, perché emanate da governi illegali e quindi inconsistenti, inesistenti. Quindi l'unica cosa che era da fare fin da quel primo momento e sia adesso era di andare alle elezioni con il vecchio sistema del Mattarellum e quindi bypassando il Porcellum e quindi indire nuove elezioni. Poi il governo eletto immediatamente poteva creare una costituente o una commissione di revisione costituente, in modo da tutte le varie modifiche che uno voleva fare. No, che adesso c'è un governo di non eletti. L'attuale presidente della Repubblica, che si chiama Mattarella, è autore del Mattarellum, è un tale testa di cazzo che neanche può far rispettare le sue cose. Quelle cose sue, capito? Aspetta, come ex presidente della Corte Costituzionale pure. Esatto, non presidente della Corte, membro della Corte Costituzionale, che ha ovviamente sentenziato. Era uno di quelli che ha sentenziato, che ha firmato la sentenza. La non validità. Questo per dire, viviamo sistema elettorale che è susseguente al suo sistema. Questo per dire, viviamo in una fantapolitica, in una specie di recita a soggetto. L'abbiamo detto tante volte, lo diciamo continuamente. L'assenza totale di libertà. L'assenza totale di libertà e soprattutto di diritto. Di diritto, perché il diritto e la logica sono il fondamento di una Costituzione e di una vita sociale veramente condivisa. Perché se non c'è diritto e non c'è giustizia, e in Italia non c'è né diritto né giustizia, non c'è Stato. Esatto. Semplicemente. E allora noi abbiamo detto, insomma, qui denunciamo l'apoteosi dell'incapacità di intendere di volere del tanghero o tanghero, come volete, nelle due accezioni che ha anche significati un po' diversi, come stabilito da una ben precisa sentenza della Corte che da noi è evidenziata negli scorsi mesi. Cioè la Corte ha stabilito che questo infame è incapace di intendere di volere, ma è mai possibile che in un paese normale una cosa del genere non sarebbe mai successa? Mai, assolutamente. E non saremmo arrivati al punto di avere una sentenza della Corte che dice che quello è incapace, cioè è inabile, è incapace di intendere quello che significa che non c'è il diritto elettorale, e non avendo il diritto elettorale non può ne avere nessuna carica elettiva e neanche nominativa. Esattamente.
E allora, in conclusione, articolo 72 che cosa dice? La procedura ogni disegno di legge, omissis, tralascio tutto, la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, quindi non può andare avanti come sta facendo questo figlio di gran puttana a colpi di maggioranza e di fiducia della maggioranza, non è possibile. E quindi ecco, qui c'è una serie di reati commessi anche da signor Sergio Mattarella, perché il signor Sergio Mattarella in qualità di supervisore della vita politica, della normalità, della condotta nella vita politica elettorale e parlamentare, ha il dovere di intervenire. Quindi qui c'è il 241, attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, 283, attentato contro la Costituzione dello Stato, 287, usurpazione di potere politico e comando militare, 294, attentati contro i diritti politici del cittadino. Che altro dire? Siamo una banda di idioti, e ovviamente togliendo noi due e pochi altri, perché non c'è nessuno che abbia un briciolo di onore e di visibilità, ovviamente mediatica, che possa avere influenza nel paese, che abbia detto in questi giorni che sta avvenendo un colpo di Stato. E quindi teniamoci quello che ci abbiamo.